presentato l'archivio digitale e fotografico del Palio del Niballo, un lungo lavoro realizzato dalla Fototeca Manfrediana per ricostruire la memoria visiva della manifestazione dal 1959 ad oggi. Un lavoro non semplice, finanziato e voluto dal Comune di Faenza grazie alla vittoria del bando nazionale dedicato alle rievocazioni storiche. Antiche stampe, provini, foto su stampo, foto digitali. Moltissimo il materiale che è stato necessario riordinare e catalogare. È il lavoro che ci ha tenuti impegnati durante l'anno passato, durante il 2021, e su una richiesta del Comune di Faenza, dell'Assessorato alla Cultura, che aveva la necessità appunto di mettere in ordine i fondi fotografici relativi al Palio del Niballo. C'è stato un grande lavoro di ricerca e selezione del materiale. Questo materiale fotografico poi è stato archiviato all'interno di buste, contenitori certificati per la conservazione fotografica e infine c'è stata una fase di digitalizzazione del materiale e si è provveduto a caricarlo online all'interno di un portale dedicato per la ricerca che potrà essere poi implementato anche con le edizioni future. Il progetto ha richiesto più di 2.000 ore di lavoro e ci hanno lavorato 12 persone, 5 persone dell'Associazione Fototeca Manfrediana e 7 tirocinanti della Facoltà di Beni Culturali di Ravenna. Com'è organizzato il sito dell'archivio fotografico del Palio? Allora, il sito è organizzato su una presentazione ed è basato sul motore di ricerca che permette di trovare le fotografie sia cercando i personaggi ritratti che andando a cercare all'interno della manifestazione per le figure tipiche del palio e delle varie attività collaterali al mondo rionale come trasferte, campionati delle bandiere o attività pure della vita rionale. Sono foto importanti per la città perché oltre a documentare come si è evoluta la manifestazione nell'arco di 60 anni ci mostrano anche come è cambiata la città, come è evoluta la città, come sono cambiati i costumi e come è cambiato anche il modo di fare fotografia. Partiamo dalle foto in bianco e nero degli anni 50 con i bordi frastagliati e poi ce n'erano poche soprattutto perché fare le foto costava e non ci si poteva permettere di fare grandi documentazioni. Arriviamo all'epoca contemporanea con le foto digitali e tantissimi file. Per quanto riguarda gli autori delle foto sono abbastanza eterogenei, in tanti fotografi si sono occupati del palio, sicuramente una parte importante di questo archivio viene dalla donazione che ha fatto Marco Bondi di New Photo Video, ci sono tante foto sue, soprattutto dagli anni 80 in poi, ma prima ci sono altri professionisti come Giuliani, come Foto BG, Giorgio Resta, altri fotografi faentini. In più ci sono tutte le foto anche degli amatori. Quali sono gli sviluppi futuri del progetto? Allora, il progetto attualmente per noi è concluso, è chiaramente possibile implementare ancora il patrimonio presente sul sito, qualora ci siano le intenzioni e le voglie da parte del Comune.